Quanto ci affidiamo ai nostri occhi? Ecco, ho intervistato una startup che sta facendo veramente qualcosa di pazzesco e non voglio assolutamente rovinarlo perché è, a mio avviso, qualcosa di veramente stupendo. E quindi ragazzi, oggi vi racconto di Novis. Raccontami cosa fa la tua startup, perché io so che cosa fate, ne sono estremamente affascinato, ma voglio sia tu a farlo. Assolutamente sì. Allora, noi ci occupiamo di accessibilità e gaming per le persone con disabilità visiva. Quindi abbiamo sviluppato una piattaforma di gaming completamente accessibile a una persona non vedente, che quindi va a permettere di giocare senza interfaccia video, solo tramite l'audio e il tatto. Ok. Un milione di domande, perché in realtà si può esplodere in mille pezzi questa cosa che mi hai raccontato. Allora, quindi non create giochi, ma avete creato una piattaforma che permette di ospitare giochi. Esatto, giusto? È esattamente così. Abbiamo sviluppato un sistema di gioco che va a permettere di utilizzare il suono spazializzato e le vibrazioni per interagire con gli elementi dei giochi. Quindi noi in realtà siamo partiti quasi 2 anni fa sviluppando dei contenuti, dei giochi con le associazioni, proprio quindi le associazioni di ipovedenti e non vedenti, e insieme a loro abbiamo creato questo sistema di gioco che quindi ti va a permettere di giocare appunto senza utilizzare il video, ma solo attraverso l'audio e il tatto. E diciamo che il sistema in realtà include una parte software e hardware, quindi c'è il software che è la piattaforma con all'interno i giochi, quelli che abbiamo sviluppato noi e che stiamo aprendo la possibilità di sviluppare a terzi, e poi un hardware, quindi un joystick che si connette al cellulare e ti permette di interagire con i giochi tramite le vibrazioni, quindi dei feedback tattili sulla mano. Quindi avete sviluppato sia hardware che software, giusto? Esatto. E soltanto con un joystick di fatto hai tutta quanta la tecnologia che ti serve per giocare, corretto? È corretto, in realtà adesso abbiamo fatto uno step successivo, cioè proprio per permettere a tutti di creare giochi per noi e di poterli testare in diretta, le prime versioni dei giochi che saranno disponibili saranno utilizzabili addirittura solamente con il telefono, quindi tu andrai a impugnare il cellulare come se fosse un controller e a questo punto potrai utilizzare il telefono ad esempio come se fosse una racchetta di ping pong, da ping pong nel gioco del tennis da tavolo. Bellissimo, ecco, fammi un po' di esempi di giochi, nel senso che cosa si può giocare? Allora, per ora stiamo studiando un primo pacchetto di giochi che è basato su tutti i test che abbiamo fatto con le associazioni e sono primariamente giochi sportivi, quindi ad esempio il gioco del ping pong. In questo gioco l'utente, indossando le cuffie, sente la posizione dell'avversario di fronte a sé, quindi ha idea di come è fatto lo spazio, sente l'avversario che colpisce da destra o da sinistra, e l'audio 3D ti permette di sentire il rumore della pallina che si avvicina da una parte o dall'altra. Quindi tu in cuffia senti il rumore della pallina a destra o a sinistra e vai a colpire da una parte o dall'altra col telefono oppure con il controller, andando a dare una certa velocità, un'inclinazione al colpo che ti permette di sconfiggere, diciamo, l'avversario virtuale. E come capisci capisci anche l'altezza del colpo? In questo momento, nella versione base, dai soltanto una direzionalità, quindi colpo dritto oppure da un lato o dall'altro, però stiamo cercando di implementare anche questo sulla base proprio anche del feedback sonoro. Quindi tu sentirai la pallina più su o più giù e poi modulando il suono volendo anche dietro o davanti. Quindi questo ti permette di andare a creare un ambiente spaziale completamente immersivo. Allora, sono estremamente affascinato da tutto, ma una cosa in particolare, cioè voi avete creato il mondo dei videogiochi per un mondo che non ha mai esperienziato i videogiochi, cioè... Sì, se sei una persona non vedente non hai mai fatto esperienze di questo tipo. Esistono già degli audiogiochi, però il punto proprio da cui siamo partiti è che non esiste un prodotto digitale che ti permette di giocare in modo autonomo e accessibile anche insieme ad altre persone, ad esempio normovedenti. Quindi questo è il nostro vero obiettivo, cioè non creare un prodotto solamente per la persona con disabilità visiva, ma dare l'opportunità a tutti di fare questa esperienza immersiva dove non servono gli occhi per divertirsi. Era quello che pensavo, nel senso, ok che è pensato inizialmente per noi, però non è che non ci si può giocare, anzi secondo me è un'esperienza pazzesca, perché a prescindere nel mondo del gaming non esiste una cosa così. Assolutamente, infatti questo è un po' il punto di partenza e la forza del progetto secondo me sta proprio nel mettere alla pari sia il gamer classico che
la persona non vedente, ad esempio, dell'associazione. Per questo uno degli obiettivi per quest'estate, quando verrà lanciato il prodotto, è quello proprio di organizzare un torneo coinvolgendo anche dei team di esports, di pro gamer vedenti, che possano andare a sfidare i nostri giocatori delle associazioni. Visto che avete già cominciato a parlare con gli utenti, e in particolare adesso sto parlando degli utenti ipo e non vedenti, sì. Qual è la loro risposta? Nel senso, io mi immagino una persona che non ha mai potuto giocare a un videogame e vede la barriera infranta, cioè io che ho sempre giocato ai videogame dico wow, io immagino una persona non vedente. Entusiasmo incredibile, ma fin da subito, infatti ti dico, anche quando siamo partiti appunto nel 2019 con i primi prototipi, dove di fatto, ecco adesso ti racconto, il primo prototipo di quel gioco di cui ti ho parlato, del tennis, era di fatto una racchetta da ping pong con una scheda Arduino appiccicata sopra, quindi era abbastanza in realtà una schifezza, no? Però dall'altra parte, esatto, MVP c'era, proprio. Esatto, MVP bruttissimo, dall'altra parte entusiasmo alle stelle, perché come hai detto benissimo tu, ti permette di abbattere una barriera con una soluzione che alla fine va semplicemente a distruggere, no, il concetto di videogioco e lo trasforma in qualcosa di diverso, un nuovo modo di giocare per tutti. Siete la Blue Ocean Strategy del mondo. del mondo del gaming, del dai, mondo buttiamo. Del gaming, sì, perché è una roba che effettivamente ci credo che ci sia almeno stupore. E assolutamente, poi tanto più per le persone che magari hanno perso la vista, quindi le persone che prima potevano videogiocare e che poi non si sono più trovate nella condizione di poter giocare ai giochi o insieme alle persone con cui giocavano quando erano bambini o ragazzi. Quindi anche qua bisogna fare sempre una distinzione tra chi è nato non vedente, tra chi è diventato non vedente, poi anche l'ipovisione ha delle caratteristiche diverse, quindi questo modo di giocare va a battere proprio tutte le diversità, e questa è la cosa veramente bella che possono fare i videogiochi anche. Ma invece mi immagino differenze di età, cioè nel senso, avete provato a far giocare sia persone differenze di età? Perché mi aspetto che in realtà sia ugualmente interessante. Sì, no? Sì, è così, e ti dico, questo è anche il motivo per cui abbiamo scelto di partire con dei giochi sportivi che favorissero il movimento e proprio anche l'interazione con gli altri. Cioè il nostro prodotto nasce per essere qualcosa da fare insieme agli altri, in famiglia, con gli amici, che quindi ad esempio una mamma possa giocare con suo figlio non vedente, così come un nonno che è diventato non vedente magari potrà fare una partita di golf con suo nipotino senza utilizzare i suoi occhi. E voi da startup vi immaginate di più come produttori del servizio in generale, oppure continuerete a sviluppare giochi? Perché immagino che all'inizio ci sta che i primi giochi devi sviluppare tu, perché in alternativa nessuno lo farà mai, però una volta creata la tecnologia continuerete a sviluppare? Questo è proprio quello su cui stiamo lavorando adesso, cioè non vogliamo essere solamente noi i provider dei contenuti, ma ci stiamo aprendo fin da subito all'opportunità per tutti di andare a creare giochi, perché poi l'obiettivo è rendere il gaming accessibile, e da soli sappiamo, no, di non avere comunque la forza di poterlo fare adesso. Quindi la piattaforma proprio per gli sviluppatori, quindi il prodotto che permette allo sviluppatore di creare il contenuto, sarà disponibile già dalla fine di aprile, e quindi anche i developer indipendenti, le software house potranno cimentarsi fin dall'inizio utilizzando i nostri standard di accessibilità e di interazione per creare dei contenuti. E il limite rimane soltanto appunto la creatività e l'immaginazione, anche data dal confronto con gli utenti. Quindi questo è un altro punto, stiamo creando una community di persone, supporters, beta tester che ci seguono, dall'altra parte una community di developer che potranno interagire con l'altra community, e tra le due nasceranno i contenuti, e sarà secondo me la forza proprio del progetto. Mi hai fatto un assist sulla prossima domanda, bellissimo, nel senso che che tipo di giochi immagini? Nel senso che io adesso non ho, cioè, ho immaginato molto bene quello che può fare il sistema, però mi faccio fatica a immaginare un'esperienza diversa da quella che mi hai raccontato. Okay. Cioè, fin dove ci possiamo spingere? In realtà, ripeto, secondo me qua il limite è soltanto la creatività, è proprio il fatto di andare ad escludere il video, secondo me, permette di andare a sbloccare
tantissime altre cose, tantissime altre modalità di gioco, di interazione che sono state forse un po' inesplorate. Per farti un esempio, uno dei titoli che vorremmo proporre appunto per il lancio sul mercato sarà un gioco in multiplayer che permetterà di andare a giocare in una sfida a squadre basata soltanto su audio e tatto, una sorta di escape room che probabilmente nella fase iniziale sarà uscire da una stanza, risolvere un problema interagendo con gli altri compagni, quindi raccogliendo degli oggetti o dovendo uccidere ad esempio dei mostri. È già bello complesso. Ma idealmente lo step successivo potrebbe essere anche uscire da un labirinto, ad esempio una cosa al buio dove tu insieme ai tuoi compagni devi fare un percorso per liberarti, o magari all'interno di una città dover andare a uscire, a trovare una strada. Hai ragione. Cioè, adesso che mi hai aperto un pochino la testa. Poi tutto il mondo dello sparatutto, anche il fatto di riuscire a trovare un modo per sentire un colpo che si avvicina verso di te, ti sfiora però non ti colpisce. Quindi riuscendo a lavorare bene sul suono, in realtà si possono rendere tante, tante cose che ad oggi sono quasi esclusivamente visive. Oppure vabbè, un altro sogno nel cassetto è il gioco horror, che secondo me sarebbe... Avevo pensato subito, perché il gioco horror si presta... Terrificante, sì, ma bellissimo. Dire, wow, non vedo niente. Sì. Però sì. Sempre secondo me cercando di mettere un po' alla pari veramente le persone, senza categorizzare troppo o sottolineare la disabilità, ma invece dare la possibilità a chi vede, no, di immergersi in questo tipo di realtà. Bellissimo, sì, ma poi giochi musicali, giochi... Sì, anche giochi musicali, uno l'abbiamo già testato, tu vai a selezionare dei pattern e degli strumenti intorno a te e vai a comporre una melodia. Questo è un primo step per un eventuale guitar hero solo sonoro, ad esempio. Quindi tutto quello che è musica, che è suono spaziale, ti permette di andare a immergerti veramente anche in ambienti completamente diversi. A livello di hardware, come cuffia, va bene qualunque cuffia oppure... Sì, stiamo cercando di renderlo appunto divertente già su qualsiasi tipologia di cuffia, però non escludiamo in un secondo momento di andare a integrare altre tipologie di hardware anche a livello di cuffie. Infatti la piattaforma, per come la stiamo strutturando adesso, vuole già essere cross device, quindi stiamo già pensando di integrare altri joystick, altri controller, quindi il programmatore potrà sviluppare per telefono, sviluppare per il nostro joystick o andare a integrare eventuali altri joystick mano a mano che troveremo partner che vorranno insomma salire a bordo. Un altro esperimento che stiamo facendo adesso è anche con Alexa, ad esempio, quindi riuscire ad andare a interagire con tanti altri hardware che esistono già, no, nelle case delle persone e che possono creare quel punto di riferimento in più per immaginarsi un gioco. Quanti siete? Perché in realtà sto pensando a tutto lo sviluppo di hardware, software e piattaforma di sviluppo per gli altri sviluppatori, che mi immagino un lavoro enorme, quindi... Quanti siete? In realtà oggi siamo in quattro nel team, quindi ci sono io che mi occupo della parte di sviluppo di business, di fundraising, di crescita proprio dell'azienda, poi c'è Dario che è il mio co-founder, che si è occupato dello sviluppo dell'hardware, quindi ingegnere elettronico, Alessandro che è il nostro CTO, si occupa dello sviluppo software e della piattaforma e ha coordinato lo sviluppo di alcuni giochi, appunto anche dei primi giochi che ci saranno disponibili per far capire l'interazione ai nuovi sviluppatori, e poi c'è Marco che è stato uno dei nostri primissimi beta tester di una delle associazioni e adesso è entrato nel team a fare la parte di sviluppo commerciale. Bellissimo, ma dove nasce la tua passione? Cioè, ti sei avvicinata prima al mondo gaming oppure al risolvo un problema di fatto del mondo dell'ipovedenza e della non vedenza? In realtà è partito tutto con Dario inizialmente dallo sport, quindi prima che dal gaming, dallo sport. Cioè inizialmente l'idea era creare un modo di giocare che ti permettesse di fare sport a distanza. Quindi un'idea un po' diversa, cioè eravamo tutti e due appassionati dello sport anche come mezzo proprio di aggregazione delle persone, di vicinanza come elemento sociale che univa,
e abbiamo iniziato a pensare a delle soluzioni hardware inizialmente che ti permettessero di giocare appunto lontano una persona dall'altra. E tra le varie opzioni è arrivata quella di dire: vabbè, ma non serve il video, potremmo utilizzare solamente il movimento, l'audio, il tatto. E lì ci siamo guardati e abbiamo detto: ma come fa un non vedente a giocare? E da lì è nata l'idea, quindi siamo partiti da alcuni giochi sportivi. Io ho sempre giocato a calcio, il mio collega ha sempre giocato a basket e poi ad esempio io ho un'esperienza di gioco molto Nintendo, quindi molto insieme agli altri. Ho sempre giocato con mia sorella, vabbè, Super Mario Bros, Super Mario Kart, tutti questi giochini qua, e a FIFA, vabbè, con mio papà, perché da brava calciatrice dovevo, dovevo battere il papi a FIFA, e quindi c'era questo elemento del gioco insieme agli altri. E abbiamo lavorato su quest'idea e alla fine abbiamo pensato, insomma, a questo modo di giocare diverso che poteva essere divertente per tutti. Il salto, diciamo, di qualità è arrivato quando abbiamo avuto il primo confronto con le associazioni, e quindi, come ti dicevo, quando gli abbiamo proposto il primo prototipo abbiamo visto un entusiasmo incredibile dall'altra parte, una voglia anche di mettersi in gioco, di provare, di darci una mano, e lì è partito tutto. Anche perché poi saranno, immagino, le associazioni in primis che proporranno il vostro sistema, quindi di fatto avete già una catena distributiva. Esatto, sì, le associazioni italiane, diciamo, noi collaboriamo già con le due principali associazioni nazionali, una è l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e l'altra è la APRI, Associazione Pro Retinopatici Ipovedenti, che sono associazioni localizzate su tutto il territorio italiano, quindi loro saranno sia in parte i buyer del prodotto, perché vorremmo vendere insomma dei controller o comunque rendere disponibili delle applicazioni proprio anche alle associazioni in sé, sia saranno poi distributori, perché ci permetteranno di avere una rete commerciale abbastanza capillare all'interno del territorio italiano. Anche se ti dico, in realtà fin da subito stiamo cercando di proporre dei giochi in doppia lingua, quindi con contenuto già in inglese, per permettere subito di scaricare l'applicazione in tutto il mondo e quindi riuscire a far testare i giochi anche solo col cellulare a più persone possibile. Anche se in realtà penso che, cioè, allora, una delle cose che più mi sta affascinando di questa chiacchierata è che voi avete tolto un aspetto che in genere è complicato nello sviluppo di videogiochi, tutta la parte video non è semplice, in realtà ne avete fatto un plus e potenzialmente questo continua a sbloccare delle cose. Ad esempio, togliendo la lingua hai un'esperienza identica, cioè potenzialmente puoi creare ancora, sì, o mettendo più lingue, assolutamente, sì sì, puoi creare delle cose ancora diverse. La cosa bella appunto che va a diventare una sfida appunto anche per il game designer, per lo sviluppatore, e quindi ti dico, oltre che l'entusiasmo dalla parte dell'utente, stiamo vedendo anche lato software house sviluppatori un entusiasmo incredibile, perché apre tantissime possibilità anche lato appunto sviluppo. Adesso nel mondo del gaming in genere chi offre questa opportunità ha anche una piattaforma di sviluppo, voi avete una piattaforma o avete un codice con cui sviluppare? Cioè, come fa lo sviluppatore a... Lo sviluppatore può andare a utilizzare la sua piattaforma o comunque il suo codice e poi andare a trasportarlo all'interno del nostro, diciamo, simulatore, quindi è una sorta di doppia app, c'è l'app utente e l'app simulatore, lui programma nel suo linguaggio e poi siamo noi a trasferire quello che ha programmato all'interno della piattaforma e utilizzando appunto i nostri standard. Bravi, quindi anche l'integrazione è semplice, cioè in genere lo, sì, sviluppatore deve imparare un nuovo linguaggio, no, no, per, no, andare a sviluppare. Stiamo lavorando proprio su questo, rendere il più possibile facile allo sviluppatore utilizzare gli standard per creare i giochi, e poi a quel punto, in base alla qualità del contenuto, si potrà vedere se pubblicarlo sul nostro store o comunque pubblicarlo come singolo gioco o eventualmente farlo pubblicare anche su altre piattaforme, perché non escludo che poi ci sarà la possibilità di usare questi giochi e pubblicarli appunto su altre console o su altre piattaforme. Perché già, veramente la mia prossima domanda era: qual è il sogno più grande, cioè la visione più grande? Però in realtà non è illimitato, cioè mi rendo conto che non, almeno io non riesco a vedere una fine alle cose che puoi mettere in campo. Potenzialmente si tratta di qualcosa che potrà crescere in modo esponenziale, e non solo nell'ambito appunto del gaming classico come ce lo stiamo immaginando,
comunque utilizzando questa tecnologia, alla fine stiamo sviluppando una tecnologia che potrà avere tantissime altre applicazioni e che potrà dare anche agli sviluppatori l'opportunità di utilizzare questo tipo di interazione per fare tante altre cose, a partire dal serious gaming, quindi magari giochi educativi o giochi riabilitativi, fino ad arrivare a tantissimi altri servizi per persone con disabilità, quindi facilitare i pagamenti, gli spostamenti, sto pensando anche alla domotica, quindi facilitare l'interazione. La piattaforma, una volta che hai la piattaforma puoi metterci dentro qualunque cosa. Assolutamente. Parliamo di tempistiche, cioè nel senso, entro quando pensate, perché poi sia chiaro, nessuno si aspetta di rispettare sempre le deadline perché lo sappiamo come funziona alla fine, ma più o meno entro quando pensate che potrà essere giocabile? La prima piattaforma di giochi, quindi lato utente, sarà disponibile quest'estate. Quindi parliamo di giugno-luglio, ci sarà il primo set di giochi gratuiti utilizzabili inizialmente col cellulare. Però in realtà già nel giro di un paio di mesi rilasceremo appunto questa piattaforma per permettere agli sviluppatori in generale di poter iniziare a costruire dei nuovi contenuti. E poi, come ti avevo detto, a settembre speriamo vorremmo lanciare il primo torneo e quindi dare la possibilità di andare a giocare in multiplayer e mettere finalmente in sfida, ma anche in, diciamo, in collaborazione una persona non vedente con magari un pro gamer normovedente. Tra l'altro questo apre una parentesi gigantesca del fatto che effettivamente apre la competizione a persone con diversi livelli di disabilità. E secondo me è anche questo, no, il punto del videogioco e della tecnologia in generale, che tante volte ti permette di andare a superare quella che è una limitazione, ma che è una limitazione solo finché tu la guardi come tale. Certo. Nel nostro caso diventa poi un'opportunità invece, anche perché una persona non vedente ha anche uno sviluppo degli altri sensi completamente diverso e anche un senso spaziale diverso da una persona normovedente, e quindi in realtà è lui un pro gamer, esatto. Cioè, la persona con disabilità diventa la persona che è abituata a fidarsi agli occhi. Esatto. Bellissimo. Il mondo degli sport è enorme e quindi effettivamente vedi anche della possibilità di competizione in qualche modo? Sì, secondo me è una bella opportunità questa, perché andrebbe ad aprire appunto anche lì un mercato diverso con un messaggio secondo me potentissimo, che non vado a sottolineare, no, la disabilità, ma utilizzo diciamo questo spunto per dare a tutti l'opportunità di fare un'esperienza immersiva diversa. E lancio secondo me appunto un messaggio appunto di inclusione, di accessibilità molto forte, che spero che anche altre aziende seguano e possano insomma darci una mano a supportarci nel portare avanti questa visione. Quali sono gli ostacoli più grandi adesso? Perché in realtà faccio fatica a immaginarmeli, quindi devo chiederti cosa vi ostacola ad oggi? E ad oggi diciamo che il nostro ostacolo più grande è il fatto di essere ancora un team abbastanza piccolo, quindi abbiamo bisogno di aiuto, di risorse per crescere velocemente in modo strutturato, e anche tutta la parte comunque di sviluppo commerciale, che non è da sottovalutare, cioè essere in grado di crescere in modo strutturato sia dalla parte di prodotto ma anche dalla parte utente, quindi essere veloci e bravi a integrare anche nel server, nella piattaforma, la possibilità di avere tanti utenti e non riuscire appunto solo a proporre magari un singolo set di giochi, ma rendere già integrabile nella piattaforma la possibilità di avere poi tanti altri contenuti. E questa sarà la sfida vera, secondo me, fare il salto, no, da primo prodotto, sì, a prodotto un po' strutturato. Però effettivamente se io penso al mondo del gaming e voi siete quattro facendo sia piattaforma che sviluppo dei primi giochi, siete pochi, perché se tu pensi al mondo del gaming anche i progetti indie hanno già un po', cioè anche i team sono, esatto, già strutturati. Infatti diciamo che i giochi che usciranno novis saranno questi primi giochi demo, quindi un set di giochi che sostanzialmente ricorderà anche un po' un pacchetto Wii Sport, quindi ti dà una possibilità di capire come giocare con gli altri. È molto per forza. Si sente. E poi però in realtà i titoli
punta che vorremmo andare a sponsorizzare saranno commissionati a software house molto più grandi di noi, e speriamo presto anche appunto il modello di revenue share, quindi poi chi pubblicherà il gioco sulla piattaforma avrà la possibilità di guadagnare dall'utilizzo, all'inizio solo con advertising, acquisti in app, poi il modello di gaming as a service potrà permettere di abbonarsi per accedere a tutti i contenuti sulla web app o comunque su diverse piattaforme. Lancio un sasso, magari ignoralo, ma ad oggi il mondo del gaming monetizza anche gli sviluppatori. Esatto. Nel senso che il dev kit generalmente a pagamento. Si aprono due modelli, alla fine c'è il B2C, ma è anche molto B2B come modello, perché poi la piattaforma, dare in licenza alla piattaforma, comunque monetizzare sullo sviluppatore, anche quello è un business molto molto interessante nel momento in cui dall'altra parte ci sono degli utenti o comunque ci sono delle opportunità di aprirsi anche a diversi mercati. Allora, adesso io ci devo farti una domanda per sopperire alla mia ignoranza. Come accedo alla piattaforma? Cioè, nel senso, come navigo uno store di progetti senza la parte video? Lato utente o lato sviluppatore? Lato utente, nel senso, anche come immagini la UI di un... che poi non è più UI, non la puoi nemmeno chiamare così perché non me la immagino. Ok, allora, in realtà, contrariamente a quello che si possa credere, una persona non vedente utilizza molto bene già lo smartphone attraverso il voiceover, ad esempio, quindi la lettura degli elementi grafici dello schermo. Quindi integrata nella piattaforma ci sarà, oltre a una voce comunque che ti aiuta, tipo tutorial, a capire come funzionano i giochi, all'interno ha la possibilità di avere una lettura degli elementi dello schermo, che già appunto, ad esempio, soprattutto su iOS è molto molto utilizzata. Il problema appunto sorge tante volte nelle applicazioni classiche per smartphone, dove non è poi accessibile il contenuto dentro la piattaforma, quindi io navigo sul cellulare, esatto, però, e non ci faccio niente, esatto. Ci sono diverse soluzioni che stiamo implementando, molte audio, quindi dei suoni che ti permettono di capire se stai scorrendo ad esempio a destra o da sinistra, ma anche movimento su e giù, e poi la lettura di fatto degli elementi che ti va a facilitare quello che sta accadendo. L'ideale dal mio punto di vista sarebbe poi quello di andare ad integrare un assistente vocale nostro all'interno dell'app, che quindi ti possa permettere di avere un confronto o comunque di fare direttamente delle domande o spostarti tramite l'intelligenza di questo, insomma, assistente vocale. E tipo il pagamento? Perché il sistema di pagamento è un punto di frizione anche per gli e-commerce, quindi immagino, esatto, che come lo gestite? Inizialmente, come ti dicevo, il contenuto sarà gratuito. Pensiamo poi di andare a integrare un sistema di pagamento in app, ma anche qui c'è un po' un problema con iOS, infatti questa è un'altra delle criticità che stiamo risolvendo adesso, cioè che a differenza di Android, iPhone non ti permette di avere lo store nello store, a meno di trovare alcune escamotage, sì, sì, diciamo, sì, sì. Più o meno legali. Abbiamo visto che non ci va leggera con questi trucchettini, cose, quindi... Esatto, quindi in questo senso ci sarà o la possibilità, insomma, di scaricare la singola app e poi di avere un sistema di pagamento alla fine, diciamo, della prova, dell'utilizzo, certo. Oppure eventualmente di avere una sorta poi di web app con tutti i contenuti insieme che ti permette di fare questo abbonamento, diciamo, mensile alla piattaforma una volta che ci saranno tutti i contenuti. Bellissimo, però effettivamente la UI era quella che, nel senso, è una domanda più che altro perché io non ho mai avuto esperienza con la cosa e effettivamente dico, cavolo, è una barriera, non conoscendo il problema, per me è una barriera enorme, insormontabile. Soprattutto per noi normovedenti, esatto. Infatti in realtà una persona non vedente, bene o male, riesce ad utilizzare quasi tutte le applicazioni, non in modo magari completo, non in modo fruibile, anche in maniera, diciamo, divertente, certo. Perché poi è molto ripetitivo, non è un'esperienza studiata ancora molto bene, però riesce ad utilizzarlo, invece per noi è complesso. Ad esempio, poco più di un paio di mesi fa, il nostro programmatore Alessandro, proprio nello studiare come andare a costruire la piattaforma, si è fatto un weekend completamente bendato.
Quindi è stato sì, oltre, non proprio tutto il weekend, ma tipo 20 ore, 24 ore. Che comunque è una bella sfida. Sì, ma sì. Infatti un'altra delle cose, voi che di fatto non conoscevate questo mondo, nel senso non siete partiti a gamba tesa dicendo ok, conosco quel problema, lo vado a risolvere, ma avete fatto l'opposto, vi siete accorti di un sì, problema sì. E lo state risolvendo di conseguenza. Quanto avete dovuto imparare di quel mondo? Nel senso, è un mondo che io veramente in 29 anni non ho mai neanche approcciato, immagino che sia enorme. Enorme, e stiamo ancora imparando tantissimo, nonostante appunto siano 2 anni che lavoriamo con le associazioni. Quindi in realtà poi è tutto il contatto con le persone, cioè davvero fare domande, cercare di capire come anche ragiona il tuo utente, quali sono le difficoltà che ha nell'utilizzare la tecnologia che oggi esiste, ed è questo anche, diciamo, stato un po' poi la forza, no, del progetto, il fatto di avere da subito questo contatto diretto con la persona che va a utilizzare il tuo servizio o il tuo prodotto. Questo forse è addirittura dall'intervista, però io devo chiedertelo. Quando vi siete interfacciati con queste persone, quanto erano disponibili a insegnarvi in qualche modo qual è quel tipo di barriera? È stato bello questo, nel senso che quasi da subito, allora c'è stata un po' una diffidenza iniziale, non te lo nascondo, ma perché molto spesso appunto dall'altra parte vengono proposte tecnologie, prodotti per la disabilità che poi non vanno a soddisfare realmente le esigenze. Perché poi alla fine, se tu ci pensi, io immagino la startup va là per risolvere davvero un problema. Però immagino che a prescindere da questo ci siano 1000 aziende che vadano a proporre cose e tu sei una delle altre. Esatto, a loro è piaciuto secondo me molto il nostro approccio, in cui ci siamo posti proprio nell'ottica di andare a capire il problema, a chiedere a loro un consiglio prima di andargli a proporre una soluzione. Quindi siamo arrivati veramente super umili a ok, come funziona? Cioè, no, noi non ne sappiamo niente, aiutateci a capire, vogliamo fare qualcosa insieme. E questo secondo me è quello che poi ha aiutato e ha premiato, no, il rapporto con loro e il progetto. Quindi di fatto il contatto umano vince sempre. Sì, assolutamente sì. Vi ho conosciuto da poco, magari tramite questo video, comunque non sapevo chi foste fino a poco fa. Dove vi trovo? Ok, ci trovi sul nostro sito che è www.novisgames.com, okay. Oppure su Facebook e su Instagram come Novis Games, e speriamo prestissimo anche su iOS e Android con la nostra piattaforma, ma soprattutto anche piattaforma sviluppatori, che questa verrà lanciata sul sito proprio come community developer e community utente per chi vorrà diventare beta tester della console, diciamo, del prodotto. Grazie. Ragazzi, grazie mille di aver guardato anche questo video. Era un'intervista molto lunga, ma secondo me ne è valsa la pena. Quindi se sei arrivato fin qui hai veramente capito che bomba è il progetto Novis. Se non ci conosci, anche noi siamo una startup. Facciamo matching tra startup e investitori in tutta Europa. Potenzialmente anche nel mondo, però in realtà ad oggi ci concentriamo in Europa. Quindi, sia che tu sia una startup o un investitore, www.cortei.com. Ciao!